Amici di Auto Digest, siamo ad Automoto d'Epoca di Padova dove c'è un bellissimo, straordinario debutto, la produzione in piccola serie dell'Abarth 1000 SP, disegnata, e questo è vero, da Roberto Giolito che abbiamo qui con noi, che sappiamo ha disegnato la Fiat 500 oltre a varie altre cose, ma prima di parlare dell'Abarth voglio fargli una domanda curiosa, perché Orazio Pagani ha presentato la sua ultima supercar suonando il pianoforte. Flavio Manzoni, capo designer della Ferrari, è un bravissimo pianista. Il designer che, vieni un attimo, scusa Giacomo, abbiamo anche Giacomo Manzù, figlio di Pio Manzù, che ha disegnato la 127, ultimamente ha fatto un libro su Rodolfo Bonetto, grande designer, che era un batterista jazz. Roberto è un ottimo contrabbassista jazz. Allora, c'è qualche cosa di simile nell'improvvisazione jazz? Ti aiuta essere un jazzista, te e gli altri, a creare queste meraviglie? Ma hai detto bene, improvvisazione, perché non vuol dire casualità, non vuol dire tentare la sorte, vuol dire utilizzare quello che si ha in mente, soprattutto la cultura, in maniera imprevedibile, ma soprattutto estemporanea. Quindi la cosa importante nel design è comporre, e soprattutto l'interazione tra i vari attori, perché non ci sono padri o madri nelle automobili, ma ci sono gruppi, quindi l'interazione a cui è abituato un jazzista in realtà mette in dialogo molte persone e trova armonia e trova soprattutto quello che si chiama interplay nel jazz, quindi coinvolgimento positivo. Quindi quello aiuta tantissimo, perché è un modo proprio di dialogare e di porsi, più che poi c'è un tema compositivo, il ritmo, come a volte le assenze, no? Perché su un'automobile ormai siamo abituati a elencare cosa c'è, ma non parliamo mai di cosa non c'è, che eventualmente poi può essere anche più importante. Qui parliamo di leggerezza, di essenzialità, non è Abarth se non è efficiente, e quindi a me interessa molto l'efficienza da un punto di vista pesi, prestazioni e anche semplicità. Semplicità che a volte è complessa da progettare, ma poi semplice nel gestirla. È interessante quello che hai detto, anche perché una mia amica, Erika Leonardi, ha scritto un libro, Azienda in Jazz, che parla bello, proprio, ecco, che bisogna fare come un gruppo jazz. Bene, interessantissimo. Se grazie, vuoi dirci, Valeria, due parole sul tuo progetto. Allora, questo progetto partorito dalla divisione Heritage di Stellantis è un progetto rimasto nei cassetti per alcuni anni, quindi ci tengo a dire è un'auto storica, ecco perché siamo a Padova. È un'auto storica, questo progetto rimane e risale al 2009, anno in cui si iniziò a immaginare un progetto di due posti secchi, guida centrale e telaio a culla in carbonio. Quindi questi erano un po' gli ingredienti per creare un Abarth. Il progetto piacque molto al management di FCA, allora eravamo ancora Fiat Group e basta, e quindi questo è diventato poi un progetto che ha preso forma e che poi ha generato una vettura Alfa Romeo che si chiama 4C. Quindi ci tenevo molto a far vedere anche cosa c'è stato prima e di che tipo, ecco, quindi è questa un po' l'idea. Il gruppo Heritage consegna agli appassionati dei documenti, e quindi in qualche modo questo progetto è un documento. Ed è meravigliosa, un altro capolavoro di Roberto Giolito. Ti ringrazio, Valerio. Dopo la 500 e anche la 124 Spider, ultima derivata dalla Mazda. Complimenti, Roberto. Grazie, Valerio. E buon lavoro. È per piacere. Allora, sono felice di essere qui all'Heritage per vedere quella bellissima nuova macchina che è l'Abarth 1000 SP. È bello di vedere che la storia continua e non ti viene mai dimenticato Carlo Abarth. Per questo sono in giro di parlare con un uomo che è stato fatto per molti anni la vita dei giovani, gli appassionati, eccetera. Allora, saluti a tutti e a presto, Annalisa.